Salve a tutti ragazzi e ben ritornati, sono 2 anni che ho il canale, oggi andremo a fare qualcosa che molti hanno già fatto, ma che sicuramente sarà molto interessante. Riguarderemo i vecchi video. Eccoci qua sul canale, quanti video e quante visualizzazioni in 2 anni. Forse ci andrebbe un banner, qualcosa, ma fa nulla, comunque il canale è questo, adesso andremo a prendere dal primo. Ecco qua, dal meno recente è questo qua. Benvenuti a tutti con Canali a voi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video del mio canale. Oggi andremo a giocare su un gioco, così parto con un gioco. Questo gioco si chiama Battlelands, assomiglia un po' a Fortnite. E con me c'è anche un'altra persona, così ci possiamo dire, c'è un altro youtuber, si chiama Canali a voi. No, allora adesso capiamoci. Praticamente io iniziai con Battlelands, volevo iniziare con Minecraft, però questo mio amico mi disse: ma guarda, c'è Battlelands, possiamo iniziare il canale? E io, vabbè, dissi, va bene, tanto a me. Io non lo volevo proprio il canale, cioè, anzi, io potevo anche farlo verso maggio sempre del 2018. Solamente che poi persi tempo, è come se non lo volevo, però poi quando è uscito ci ho preso la mano, adesso è molto interessante. Niente, all'epoca usavamo i telefonini, cioè io avevo sul tablet, il vecchio tablet, vabbè, avevo questo gioco e al lato mettevo il telefono, c'era in chiamata e poi facevamo questi video. Ovviamente la connessione era sempre uno schifo, non riuscivamo mai a sentirci. All'epoca, diciamo, questo era il primo video, io ne registrai tantissimi, presi quello sbagliato, forse l'ho anche detto una volta, in pratica non era questo il primo video che registrai. Vabbè, qua avanti, qua facciamo una battaglia. Oh, che esplosione! Chi ha vinto? Ed arriviamo secondi. Nel video che registrai, mi sa che lo registrai prima o dopo di questo, arriviamo primi. Io volevo mettere quello per far vedere, abbiamo fatto la vittoria, diciamo, la vittoria ci sta sempre. Però presi il file sbagliato, non ho ancora idea di come. All'epoca nemmeno montavo i video. Cioè, i video li ho iniziati a montare da maggio dell'anno scorso. Però, diciamo, per questo video ci sta. Vabbè, poi cos'altro abbiamo? Feci questo di 13 minuti. All'epoca non sapevo. Cioè, il video bello è da 5 minuti. Però questo spererei venga un po' più lungo perché, diciamo, è lo speciale. Però, diciamo, mi piacerebbe. All'epoca pensavo ai 10 minuti, tutti fanno i video di 10 minuti, però vabbè. Tra gli altri video, vediamo che altro abbiamo. Allora, quelli interessanti, questi li feci insieme, li feci tutti a caso. Poi arrivo qua, Halloween, tutti facevano i video di Halloween, io feci il video di Halloween. Questo è bruttissimo, con un audio pessimo, proviamo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo prossimo video di Halloween, perché adesso siamo su un gioco in cui dobbiamo distruggere gli zombie, tipo un attacco zombie, ecco, qui con una copertina che è già morto, non so. Sì, vabbè, comunque la intro, io solo quello dico, cioè la mia intro era. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video. Ah, avete capito, in pratica, cioè, è quello, diciamo, non era. Era un'intro fatta per fare veloce, poi si è modificata in salve a tutti, e adesso non esiste più perché tanto fare l'intro, fare l'outro non ha molto senso. La cosa che noto che si è modificata nel tempo è il mio modo di parlare, cioè. Prima c'erano delle pause, dei lunghi pezzi silenziosi, dei pezzi silenziosi in cui non parlavo. Adesso è diverso, cioè ho capito che dovevo parlare di più. Intrattenere è parlare, cioè se non parli e fai vedere delle immagini, il video non è interessantissimo. Questo l'ho capito con la serie delle automobili dell'anno scorso, ma andiamo per ordine. Questo fu uno tra i più guardati. La gente mi chiedeva, mi trovava sempre con questo video. Ho distrutto una Lamborghini. Che è un video abbastanza interessante. Ah, poi c'era questo meme. Io lo chiamo meme. In cui la pubblicità era una specie di nemico. Io non lo so perché facevo questa cosa 2 anni fa. Però è così, e punto. Cioè, l'unica scena interessante è quando faccio il salto dalla rampa. Questo. Eccolo. Frena, 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 frena. 3, 2, 1, vai. Guardate Ora, d'occhio a quelli al lato, guarda come si ammucchiano. là le macchine come salgono una sopra l'altra, ma noi prendiamo la rampa e via. Vabbè, io speravo si accappottasse, si distruggesse di più. E invece non succede niente. Poi, l'evoluzione di questo gioco si chiama BeamNG Drive. E penso che tutti lo conosciate, ma non corriamo a BeamNG. Questo fu uno bellissimo. Come nascondere una casa su Minecraft, bellissimo. Diciamo che non ve lo farei vedere, perché.
più bello vederlo da solo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua di nuovo con Canaglia che, diciamo, fu bravo in questo video, faceva ridere e era interessante ciò che... Però, diciamo, questo video mi piacque tanto. Ci sono alcuni momenti in cui ovviamente faceva un po' silenzio, queste cose sui problemi dell'audio. Però questo, quando lo pubblicai, ne ero molto fiero. Vabbè, dopo quello abbiamo questi due video pazzeschi, FNAF 2 blocchetti e mi hanno assunto nel nulla, o mi ha trovato il nascondino, quelli furono belli, nacquero così per idee. Vegas Life. Ottimo. Praticamente, su Gangstar Vegas io volevo farci una serie. Non mi venne. Il tablet si formattò, fu sempre il tablet dove c'erano tutte queste caterve di giochi che vedete... Si formattò e persi tutto, quindi non riuscii a continuare. Su Gangstar Vegas io facevo di tutto, era bellissimo, era praticamente GTA. Però poi non sono più riuscito, cioè. Poi dopo questo prendiamo la patente, che in realtà è più bello questo che questo. Però, diciamo, dettagli, quello era interessante. Però tutti questi videogiochi sul telefono, prima di avere i giochi sul computer, cioè prima di avere un vero computer... Non mi sarebbero mai riusciti. E quindi mi sono dato a fare cose nella realtà. Perché una simulazione per bene, secondo me, doveva essere un videogioco che la gente guardasse. Questi erano fatti giusto così. E qui abbiamo un video speciale. Lo annunciai in Prendiamo la Patente. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo. E sabato c'è una sorpresa, perché vi porterò un video in cui distruggo una penna sotto la ruota di una macchina. Ecco. Questo fu interessante. E fu il primo video che feci nella realtà, se vogliamo. Quindi fu la prima volta che mi feci vedere. Quel video è molto importante, ovviamente, perché è la prima volta in cui mi si fa vedere. Ed eccolo qua. Ho distrutto una penna sotto la ruota della macchina. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi è domenica. In pratica questa fu la prima intro e, diciamo, era davanti a un coso bianco, non mi ricordo manco cosa usai, al buio, dove mostravo le penne che andavo a distruggere. In pratica l'idea mi nacque perché avevo queste penne, di cui una è sopra... Allora, in realtà gli oggetti che erano ce li ho ancora nascosti qua. Giuro, sono qua dentro, aspetta. Guarda cosa è uscito. Lo vedi? Lo vedete? Sì, questo è il tappo della penna. Poi la molla, questi sono soldi. E anche la gomma, quella rossa della penna che era la grande. Allora, questa è il gommino della penna nera. Io ho la penna rossa di quella serie, però la nera si ruppe. E poi c'è il gommino di quella rossa che distrussi e coprì la marca col bianchetto. Ecco, vedi, questa fu la penna nera che stavo distruggendo. Ed è interessante vederlo, ancora bello, perché comunque è l'inizio. Il secondo è ho distrutto il tempera matite. Poi vabbè, feci il trailer, questo lo dobbiamo vedere. Anzi, il trailer lo devo rifare! Il trailer ne devo fare un altro, perché ne serve un altro. Cioè, la gente non può continuare a vedere sta cosa con i vecchi video. Guardatelo, questo era bellissimo. Ovviamente vi invito a vedere i video. Guardiamo questo. Questa era un'idea, in pratica. La dicevo, dai, qua con Aglia. Questo doveva essere una risata. E poi abbiamo il mio amico The Wild. Ah, comunque arriveranno sul canale tante altre persone. Arriveranno tante altre persone. Poi avete visto Dottor Peppo, che qua ancora non facevo i video con lui. Forse farò un'altra collaborazione tra qualche settimana, probabilmente, se tutto va bene. E tornerà l'assistente? Sì? Sì. Questa è la scena venuta meglio. E poi abbiamo il mio umorismo. Questo lo andrà a prendere a caso, questo video. Che poi l'ho cancellato io quel video, oddio, sì. Vabbè, qua il suono che andava storto, ma comunque la guida bellissima, cioè è bello vedere già con i pulsantini mi veniva la guida. Vabbè, ho sempre avuto quella... Ecco, qua fu il primo, distruggendo gli oggetti, sentite qua. Esplosione, signori. Questo è il primo momento in cui uso la musica in un video. Non lo so dove la trovai. E in pratica era su un gioco stupido dove tutti si uccidevano, io dovevo capire chi era il primo a morire. Però è interessantissimo, molto...
Bello. Vabbè, poi facevo, quindi venite a trovarmi su Film & Films e qui abbiamo un bell'aneddoto. Praticamente, nei vecchi video io avevo la musica. Quella la misi, doveva essere per la serie di Gangstar Vegas. Ovviamente, non avendo funzionato, ho cominciato a metterla negli altri video a caso. Fino a qui, speciale storia della Lanciarelli, perché poi non l'ho più messa. E poi arriviamo. Allora, la serie delle automobili. Mi piaceva mostrare i miei modellini, solo che ero un incapace, lo dico, cioè io non la sapevo fare sta cosa. Mi piaceva farlo, ma non ero ancora abbastanza specializzato in quel campo, cioè ero più ancora per i videogiochi. E quindi ci ho provato, forse il migliore è questo e questo. Cioè la IB110 e l'F40 sono venute molto bene. Pubblicità, Mr. Dismount tornò a guidare perché non facevo più videogiochi e la gente me li chiedeva. Diciamo, cioè lo capivo io, mi chiede, e portai Mr. Dismount torna a guidare. Poi abbiamo, vabbè, qua continuai, Granny e Grandpa, qua feci uno scherzetto agli iscritti. In pratica misi un bug su Granny 2, dove bloccava i Granny e Grandpa. Poi lo feci qua, praticamente misi dei tizi su chi abita nella vecchia casa di Granny, misi Steve di Minecraft come Granny, tipo qua Slenderman. Tutta scherzetto, ma perché? Oddio, ma non lo vide nessuno. Però vabbè, diciamo, sono video che poi. Allora io lì capì, diciamo, dissi, dato che non li guardano, forse non sono interessanti, e quindi cessai. Non c'erano più videogiochi. Qua feci lo speciale Storia Lanciarelli, che venne davvero bene, ebbe un molto successo, diciamo. Mi arrivarono dei commenti interessanti e fu un video interessante dove ripercorrevamo la storia della Lanciarelli. Fu bello. Poi qua, ripercorrendo la Stratos, che io feci in una maniera molto brutta durante la serie dell'automobile, ovviamente mi rifeci sulla Stratos, però fu un video di quelli che mi piace, che è diverso dagli altri. E poi abbiamo tamponato un'automobile. Quel video non è uno scherzo, cioè quel video accadde veramente qualche giorno prima ed fu il primo video con tantissime visualizzazioni dopo questo. Questo fino a qualche tempo fa era il video più guardato, Crash Test Fiat Punto di quando ero piccolo. Ah, che successo che è questo. Ecco qua quando la distrugge, guarda che bello. Fu la prima cosa sensata che io abbia mai distrutto. E fu molto bello e interessante. E qua feci fare il culo, però veramente molto, molto bello. Poi distrussi il bianchetto sempre per allungare il brodo, perché mi piace allungare il video, ma non ha senso farlo lungo. Quindi, e poi, diciamo, questo diventò il video più guardato. Soltanto a maggio ne contava 120, e per me era tantissimo, era il più guardato. Adesso ne ha 319, il più guardato ne ha 1000, 1000 se non sbaglio. Quindi, molto interessante. E poi, dopo quello, arriviamo a novembre, abbiamo tamponato un'automobile, che fu un video, ecco, uno dei primi in cui mi mettevo in una zona che si trova più o meno di là, dove vedete quella bacheca sotto. Io lì mi mettevo e facevo questi video, e ne feci abbastanza. Ho creato una playlist che si chiama Let's Discuss, dove io parlo e affronto vari temi che mi interessano. Adesso non lo faccio più perché non c'è più niente da cui parlare. Alla fine di quel video dissi: vabbè, tra qualche settimana vi aggiornerò. Sono passati 10 mesi e penso che adesso è arrivato il momento di dirvi che l'auto sta benissimo. No, allora, l'auto sta perfetta, condizioni da febbraio. Sta benissimo da gennaio, perché poi ovviamente se l'ha presa le vacanze di Natale, poi gennaio riparata, io non l'ho più aggiornato perché ho detto vabbè, l'hanno visto, basta, cioè vabbè, adesso lo sapete. E poi saliamo a quest'anno, 2020. Io quando è iniziato il 2020 feci questo video su Car Parking, ce l'ho ancora qui e ci gioco ancora, bellissimo, e dissi: quest'anno il 2020 bisogna fare tante cose. Ripresi i videogiochi, feci questi a caso perché volevo fare qualcosa, il nascondino che ebbe molto successo, lista delle auto perché nessuno la faceva, ma poi sono andato a vedere qualcuno l'aveva fatta, però vabbè. Viaggiare nel tempo possibile, il Cybertruck in BTTF, video molto interessanti. Il Cybertruck in BTTF è il primo video editato con questo computer. Solamente che questo computer,
aveva un monitor stretto dove iniziai a fare i video su BeamNG. Ripassando la storia, ho saltato lo speciale un anno perché erano soltanto domande, cioè se volete vedetelo, è questo quello bello. Il BeamNG Drive lo feci con lo schermo, quello che avete visto nell'ultimo video in cui mostro il computer dall'esterno. Ma adesso io ho un nuovo schermo. Qua potete vederlo, è un 24F dell'HP, più grande, più bello, un 1920x1080 dove si vede tutto. A differenza di questo che è il vecchio, che era strettissimo, un 16 nuni. Poi risaliamo, ho disintegrato il Titanic, fu molto bellissimo, 400 subito le feci. Cioè, queste 400, io mi ricordo che stava a 120 soltanto un mesetto dopo. Che è tanto, perché diciamo, non avendo chissà quanti iscritti, salire a tante visualizzazioni è molto interessante. Possiamo considerare la giratempo una vera macchina del tempo. Fu un video dove spiegavo la giratempo di Harry Potter, se potesse essere una vera macchina del tempo, un minuto di video, non durava niente. E qui abbiamo il sequel. Qua distruggiamo la Mythos, però in plastica, non quella della miniatura. Ho voluto fare un po' la miniatura falsa, però vabbè. Ci sta sempre, e poi nella descrizione metto il link per comprare quella che ho distrutto, cioè non proprio quella, ma diciamo su Amazon c'è ancora il molto bello. E mio Dio, come si è distrutta! Cioè, dal vivo io la vidi proprio appiattirsi, e guardate ancora nel video come viene, cioè la bellezza. Io perché adoro fare video su YouTube? Questa è una bella domanda, vero? Praticamente a me piace perché la cosa che c'è rimarrà. E io potrò ricordarmela sempre. E questa è la bellezza. Certo, c'è chi dice che i link dei video YouTube finiranno tra 18 milioni di anni e quindi probabilmente tutti i video spariranno e bisogna ricominciare da zero. Ma state sicuri che tra 18 milioni di anni né io né voi ci saremo. E qui abbiamo le macerie della Mythos. Distrutta, pressata. Wow. Il bello, questo video fece 100 visualizzazioni fino alla sera di quel giorno. Il giorno dopo ne aveva 40, non 140, 40, 0,40, erano sparite. Non lo so il motivo, però sono risalite, adesso siamo a 131, il che è fantastico. Con 25, che erano assai per l'epoca, perché avevo ancora 20, 30, 35 mi sa che erano gli iscritti, vabbè. Tralasciando, risaliamo, abbiamo un altro video di BeamNG che ovviamente vi risparmio perché sono sempre il solito videogioco, vabbè. E qua abbiamo Non avevo idee, che è un video speciale, feci la Coffin Dance e dura 20 secondi, quindi lo vediamo subito. Praticamente qua abbiamo un tizio, guarda, vuole fare un salto dal trampolino. Ecco che si vuole buttare, questo fu il mio primo video di Minecraft. Sicuramente Minecraft sul computer arriverà con nuove collaborazioni. Là è un po' sfasato il suono e quando lo stavo registrando ovviamente io correvo un po' di più, però diciamo che ci sta. E l'unica cosa bella è che di cui sono molto fiero è che si sente proprio lo schianto al suolo. Che è bello da sentire, perché proprio ti dà l'impressione che quella è morta. E ci sta questo video, dai. E non sapevo proprio che fare, allora mi sono messo e ho fatto questo perché era proprio bellissimo. Poi abbiamo Perché ritorno al futuro, il mio film preferito, e là vediamo lo schermo vecchio, che è questo robo marrone. Sono 5, davvero poco, le sue scene sono poche, ma è davvero di grande impatto, perché diciamo fa conoscere il padre a Marty. Questo fu un video, mi misi e parlai per 11 minuti! Voi capite cos'è 11 minuti? No? Bene. No, ma... però poi l'ho tagliato 6 minuti perché mi piace fare i video da 5 minuti, o penso di avervelo già spiegato. Poi abbiamo Sono bravo da disegnare, che sì, bello, il disegno ce l'ho ancora, ci stava, lo volevo fare perché era divertente. Poi abbiamo La visione dei continenti, perché un giapponese ha fatto una mappa bella e bene, davvero bene. Risalendo abbiamo I pomeriggi estivi con la bici, bellissimo, il mio primo vlog. E ci divertiremo tantissimo, immagino. Quindi direi non perdere tempo e cominciare subito con i giretti della zona. Allora, stiamo per partire. Dietro di noi... Aneddoto, dissi i giretti della zona. Poi ho tagliato, ho messo i giretti della zona. Però non lo volevo tenere. C'è una specie di selva con... Non bello. Qua andammo... C'è tipo tutto sterrato, quindi adesso... Qua andammo in un cantiere sperduto, non sappiamo nemmeno solo noi, ma fu un bel video perché misi tante musiche. Sì, queste erano belle. Oddio, a risentirle! Mi sento all'inizio dell'estate, perché ci sta tantissimo, bello. E qua mostriamo il deserto dove ci siamo andati a ficcare, perché c'è...
Dico io, tutti i luoghi del mondo nel cantiere abbandonato, distrutto, vabbè. Non lo so manco io come ho fatto a cadere quel giorno. Cioè, praticamente fare quella curva mi ha slittato. Io volevo fare che quando premo il freno di dietro mi slittava. Invece su quel terreno che era liscio, sono sbandato e sono caduto. Però a rivederla, a volte ci metterei altre musiche. Cioè, questa era semplice. Poi vabbè, riprende la serie delle automobili combinata con altri video. Quella serie stavolta molto, molto più bella. È vero, le descrivevo meglio. Però quando sono arrivato all'F50, che era già agosto, ho detto, cioè non la guardava nessuno, anche se nel video che ho fatto dicendo posso farla tornare questa serie, mi avete detto sì, alcuni, io comunque non l'ho più portata e quindi è finita là. Poi vabbè, abbiamo sempre video interessanti, la collezione delle Cars, molto molto bella, molto molto bella. Questo video, la collezione delle Cars ci tengo tantissimo perché la colleziono da tantissimo tempo, sono ormai 10 anni, anzi, di più. Poi risalendo abbiamo, vabbè, qua rispettare il codice su BeamNG fu un bel video, usai ancora la tastiera. Cantare Jacob Warner, questo video ebbe successo come non lo ebbe, perché c'era gente che diceva, non mi piace, mi fanno degli idioti. Poi vabbè, continuiamo, è la pizza, ecco qua si cucina la pizza, video bellissimo. 2019. Sul canale del dottor Peppo uscì un video chiamato Come non fare la pizza. Quel video dura 12 minuti ed è un po' dispersivo. La cosa bella è che lui disse nel commento: tra una settimana farò un video in cui cucino di nuovo. Non l'ha mai fatto. È buonissima. Io da quel giorno ho continuato a fare le pizze a casa ed è davvero buona. Io continuo a descriverla. Questa è presente quella del ristorante? Diversa. Scordatevela quella del ristorante. Questa è proprio che si sente che è fatta in casa. Lo senti che è buonissima. Però una cosa la so. Com'è che mi venne di dire accettabile? Boo. Qua risaliamo e qua abbiamo il ristorante di Hitler col vecchio schermo. Il giorno in cui ebbi il volante. Poi lo pubblicai 2 giorni dopo. E fu. Questo è divertentissimo da leggere. Cioè, praticamente io mi misi, dissi, cioè, presi la scena, la registrai quella originale. Pensi e dissi, adesso devo ascoltare le parole, devo capire cosa dire, e poi mi devo inventare tutta la storia. Venne una genialata. Poi che altro abbiamo? Ah, testa rossa, volante, sì. 1.000 visualizzazioni, signori, subito. Ebbe in un mesetto, adesso siamo a 2 mesi, e guardate qua, 23 commenti. Questi sono tanti commenti, tutte domande sul volante. Molto interessante. L'altro giorno ho scaricato Assetto Corsa, quindi signori, tra poco arriverà anche quello. Nell'ultimo periodo mi sto però focalizzando su cose meno sulle auto, perché ho pensato che voglio una preparazione a tutto tondo. Giornata dalla vittoria in Russia, che è sempre bella la miniatura. Non so se avete notato, io al posto del marchio BMW ci ho messo un bel simboletto comunista. Vacanza al mare, qua c'era da divertirsi, dai, 10 minuti di video ci stanno sempre. Andiamo subito alla metà di questo video e ci sta. Il problema è avere la telecamera subacquea. Una petizione, voi scrivete nei commenti, petizione per avere la telecamera subacquea, amici, perché io volevo fare i video dal canotto. Noi avevamo un canotto arancione, senza remi, remavamo con le palette del ping pong, però no, dei racchettoni, e andavamo in fondo, bua rossa, ritorno, nuotate, trovavamo un pedale di ferro. Rientrammo sulla spiaggia e il bambino disse: questo serve a noi. Era tutto arrugginito, disse: questo serve a noi. Vabbè, io volevo farci la scena, però. Ebbene, signori, per questa volta è tutto. Abbiamo ripercorso la storia, vi ho raccontato un po' di aneddoti. Abbiamo non proprio rivisto i video, abbiamo scoperto la storia, vi ho fatto un po' di spiegazioni di un po' tutte le cose. Ovviamente non è che avessi tutta la voglia di rivedermi i video, per il semplice fatto che io me le ricordo con tutte queste cose. Mi raccomando, state sintonizzati perché arriveranno tante nuove collaborazioni, tante nuove cose interessanti. Forse modificherò anche il banner del canale che non c'è. Abbiamo cose interessanti in arrivo. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo alla prossima. Passo e chiudo.